Cari amici di Movida Television, ciao a tutti. Quest'oggi vi portiamo alla riscoperta della tecnologia. Siamo tornati anche quest'anno nello store 3 di Piazza Sant'Agnese a Pomigliano, perché vogliamo scoprire insieme a voi la nuova uscita del gioiellino di casa Apple, dell'iPhone 6S. Siete pronti? Io prontissimi, allora andiamo a vedere. Siamo a Piazza Sant'Agnese per l'uscita dell'iPhone 6S e a sorpresa c'è anche Peppe Iodice. Peppe, che ci fai qui a mezzanotte? Non stavi a dormire? Assolutamente sì, io normalmente già sono addormita un po', ma non me lo potevo perdere. Allora, io volevo prendere il primo iPhone 6S, S per dire straordinario, cioè l'iPhone 6 straordinario. E io però lo volevo prendere a Pomigliano dal mio amico Marco. No, perché è il posto migliore possibile. Allora, tu a me, allora, mo tu voglio dire a te che sei una ragazza intelligente. Allora, tu alle 23:59 di ottobre. Sì. Ma Rupugi, se non a Pomigliano. A Piazza Sant'Agnese. A Piazza Sant'Agnese, non è una piazza. La piazza ci sta. Allora, tu sei venuto in un'altra piazza a Pomigliano, cioè non ci sta nessuno, ma nessuno. Arrivi a Piazza Sant'Agnese, un casino. Guarda che io mi ho chiesto a tutti stare tanta zitti. Bella gente, ovviamente. No, questo no, però sì. No, ho chiesto a tutti stare zitti perché dovevamo fare l'intervista con te, sì. Ma fino adesso, cioè, un casino enorme. A mezzanotte è inverosimile, che tu, sembra la notte bianca. Ma quella è la notte bianca. Cioè, non sembra, è la notte bianca. È incredibile. Solo Marco Paganini può fare cose del genere, cioè in tutta Italia non c'è sta gente che c'è sta a Piazza Sant'Agnese, la gente di Torino, se non frega, a Piazza Sant'Agnese a Torino. Anche gli americani, ovviamente. Gli americani? Guarda, non ci fanno credere, ragazzi, c'era a Piazza Sant'Agnese, c'è tutta sta gente, un casino che solo Marco Paganini, la 3 di Pomigliano, poteva fare. Sono veramente felice che ci fatto una danuttata così, però andrò a casa con l'iPhone 6S, quindi passo tutta la nottata a vedere come funziona e poi domani mattina mi faccio 4 ore solo, perché poi che uno possa mettere l'iPhone non dormi più, però appena mi risveglio poi sai che felicità. Allora voi loro vedranno quando già sarà passato, vi siete persi una cosa. Allora mo vi dico una cosa, appena esce l'iPhone 7, ma venite la mattina, perché se no non parcheggiate, perché è stato un casino per parcheggiare Pomigliano, cioè pure se non esce l'iPhone venite lo stesso, perché comunque Marco organizza sempre cose, mi pare che fa, mo esce nato il telefono e fa pizze fritte. Guardate che capo che... Siamo in compagnia del responsabile dello store 3 di Pomigliano d'Arco in Piazza Sant'Agnese, Marco Paganini. Questo è un grande evento, però mi hanno detto che non è il primo che si è organizzato qui, tant'è vero che anche le telecamere di Movida Television l'hanno seguito l'anno scorso. Da cosa nasce questa idea di portare festa ogni qualvolta c'è un evento del genere? Nasce dalla volontà aziendale, coniugata anche dalla volontà di Apple di fare questi eventi quando si presentano questi nuovi prodotti. Ma come ti chiami? Raffaele. Raffaele, scusa, ma non hai freddo così? No, questo diciamo è il pegno che amico a Marco deve sopportare tutto questo, purtroppo. Poi mi sentirà domani. Che cosa vogliamo dire a Marco che ha organizzato questo straordinario evento? Marco è il numero uno in assoluto, in tutto e per tutto. Grande, quindi lo store 3D. Grandissimo, serietà di Pomigliano, serietà massima. Adesso invece apriamo la bottiglia gigante per festeggiare questo momento. Un grande brindisi, a chi lo facciamo, a chi lo dedichiamo il primo brindisi della serata? Apple. E ovviamente allo store 3 di Pomigliano. 3 di Pomigliano, certo. Brindisi anche in compagnia di Franco Lobefalo. Dunque diciamo qualcosa a Marco, diciamo qualcosa per questa grande uscita che è stata festeggiata nello store 3 di Pomigliano d'Arco in Piazza Sant'Agnese.
Ma l'amicizia di Marco ci accomuna già da un po' di tempo. Poi, fra l'altro, c'è un altro motivo, che io forse sono stato uno dei primi clienti suoi. E sì, saranno, penso, 7-8 anni, no? Un bel po' di anni. E ogni mi è venuto in questo store fa sì che lui acquisisca sempre un qualcosa in più. Infatti non so quanti contratti ho con la linea 3 e penso di essere uno tra i suoi clienti migliori. E per questa serata, questo brindisi, a chi lo dedichiamo? Vedi, a questa bottiglia qui che ci accomuna in tutto e per tutto. Siamo in compagnia di Gennaro e stiamo festeggiando questa uscita, però io sono davvero molto curiosa di scoprire quali sono le novità di questo gioiellino nuovo di casa Apple. Eccolo qui, è questo. Allora, quali sono le novità rispetto al 6? Le novità sostanziali sono il 3D Touch, che praticamente permetterà di fare una leggera pressione sulle applicazioni e di scoprire dei sottomenu dove prima non era possibile. Invece con la pressione classica si aprirà direttamente l'icona come facevamo già prima. Poi la fotocamera è stata implementata con le sight da 12 megapixel e poi abbiamo il live photo, che sarà simpaticissimo perché permetterà di vedere la foto con qualche secondo prima e dopo quando la scattiamo, in modo da tenere dei ricordi sempre più vividi nelle nostre memorie. Questo è soltanto uno dei modelli? Sì, esatto, questo è il, diciamo, il, lo startup, il 16 giga, quindi l'iPhone 6S 16 giga, la nuova colorazione, quella là pink, quindi è molto molto fashion, sicuramente per le donne sarà un appeal in più per poterlo acquistare. Stai scegliendo l'iPhone 6S? Sì, vabbè, sono intenzionata comunque a comprarlo, però un po' ci penso. Quindi sei venuta a curiosare? Sì, sicuramente. Una serata magica, tra l'altro, questa. Lo devi comprare a me. Ah, lo devi comprare tu? No, no, magari no, il contrario. Lei a me me lo sta regalando. Ah, perfetto, vabbè, comunque lo comprerete. Sì, sicuramente. E vi piace questa iniziativa dello Store 3 di Pomigliano? Sì, guarda, mi piace, mi ha incuriosito molto. Sono venuta apposta. Peppe, allora come ti sembra questo iPhone 6S? Ti piace? Anzi, a me piace molto, cioè è proprio bellissimo. Ragazzi, non è che è una cosa... Cioè, chissà se vede proprio... Guarda qua. Si vede... tutte e due, però! Ci facciamo selfie? Dai. Dai, forza, scatta. Altissimo livello, guarda. Ma è bellissima questa foto. Poco, ragazzi, la cartolina, cioè, voi non avete proprio idea... Venitelo a vedere allo Store 3. Venitelo a vedere e poi è irresistibile. Cioè, se venite e pensi che è difficile, la paura, se torna a casa io lo lascio qua. Però è eccezionale, veramente bello. Sono contento. Ormai è l'una meno 20, è l'una meno 20 di notte. Capare, mezzogiorno, ma è l'una meno 20 di notte. E siamo qua e siamo ancora. Io sto decidendo tra il Plus e quello, il 6S normale, perché manna fa. Cioè, oggi capi veramente quale è o meglio, che immagini più o meglio che esista, cioè manna fa. Come mai qui allo Store 3 e quali sono le tue curiosità in merito? Allora, dobbiamo essere sempre primi. Noi giovani, o quantomeno io, mi reputo uno cool e quindi devo sempre cambiare il telefonino. Adesso con l'offerta anche free, sono sempre più convinto che l'iPhone, legato anche alla 3 e a Marco, possono fare delle grandi grandi cose. C'è questo straordinario premio, che cos'è? È uno smartphone, come avevamo promesso sul nostro profilo. Uno smartphone che consegniamo. Raffaele, sei contento di questo premio? Te l'aspettavi? Sì. Visto Marco, sì, me l'aspettavo. Siamo insieme a Luca Paolucci, che ci vuole dare un po' di dritte per ciò che riguarda anche la fanpage dello Store 3, giusto? Esatto, e attualmente siamo sul profilo di Marco Paganini. Invito tutti gli utenti a collegarsi al profilo Facebook di Marco Paganini, dove troveranno un post, il primo post fissato in alto sul suo profilo, dove potranno registrarsi online per essere sempre aggiornati sulle promozioni del 3 Store di Pomigliano d'Arco. È un servizio innovativo, Marco lavora con Genesis Mobile per comunicare via SMS con landing page contenuti interattivi direttamente con i suoi utenti e con quanti siano interessati ad essere sempre aggiornati sulle sue promozioni, solo al 3 Store di Pomigliano d'Arco. Marco, è riuscita benissimo questa serata? Abbastanza bene, sì. Ma
Ma che era succedere? Scusatemi! Cioè, ma ragazzi, la gente è pazzita. Cioè, siamo da 4 ore qua dentro. Gente fino a fuori. E ci siamo divertiti un sacco. Fuori. Sono arrivati pure i carabinieri. Vabbè, usi prima l'aria. Però, cioè, penso che meglio di così. Lui è un incontentabile. Meglio di così, no, Franco? Ma sì, poi abbiamo brindato con le bollicine DOC, per cui quelle portano bene. Chi lo fa il saluto finale per gli amici di Movida Television? Lo facciamo fare a Marco? Un saluto finale l'ho fatto già prima, facciamo fare. Lo facciamo fare a Franco o a Peppe? Secondo me Franco potrebbe essere la chiusura giusta di un uomo con esperienza, saggio, un grande uomo di spettacolo, manager. Io posso solo presentarvelo. Fare il suo passaggio testimone che allora Franco Lobefalo tra pochissimi istanti farà il saluto finale e così la 5 e 4 ci potremmo occupare. Le 5, meglio. Franco, un saluto agli amici di Movida Television. Il saluto di Movida Television, Lucio, l'editore che sta ci sta immortalando, il saluto è quello là solito, stasera siamo stati benissimo, le bollicine DOC, lui che ormai è il top della, del cabaret italiano, lui il grande imprenditore, per cui diciamo ci siamo tutti gli amici di sempre e l'appuntamento è prossimo, a quando? Con il 7, con il 7. Il 7 quando è l'uscita? Non si sa sicuramente. Ma il 7, ma altre 3 ore esce pure il 7. Quindi aspettiamo il 7, ci sentiamo più tardi. Vi aspettiamo qui dunque allo store 3 di Pomigliano d'Arco per l'iPhone 6S e molto molto altro. Ma fornisci! Un saluto a tutti gli amici di Movida Television. Baci!